Allora, ogni cosa può essere vista da più punti di vista. I napoletani avevano fede in quello che vedevano, avevano fede nella corporeità che sta dentro la superficie, anche se guardavano da più punti di vista. Prima di tutto, nella Picasso, guarda. Ascoltami. Dicevamo, ripeto quello che ho detto prima, se lo spazio si muove, allora ogni corpo viene guardato da più punti di vista della corpo. Ora, avevano fede però nella corporeità che sta dentro la superficie. Cioè io so che tu esisti, che la vita esiste, che quello che guardo io lo guardo un attimo. Perché poi la cosa sta, non si deve essere questo, lo cito anche in un articolo, cioè io so che questo esiste perché anche tu lo vedi, lei esiste, perché non solo io che lo vedo, che sarebbe un atto alfa privativo allucinazione, no? Senza logo, senza luogo, ma anche altri la vedono, perché i napoletani erano una realtà molto coesa, perché erano simili per razza, per religione, per storia antica, quindi avevano fede nella natura di questi più punti di vista, che non sono soltanto di uno che guarda in giro, ma sono tanti che guardano la stessa cosa, tanti sono i punti. E si può dire che non c'è, che non esiste una verità assoluta? Esiste la verità fatta dagli uomini e ispirati a Dio, insomma, la verità è Dio stesso. E Picasso qui invece che fa? Picasso no. Picasso. Che succede quando viene a Napoli, Picasso? Io ho visto, sì, nell'anno 1917 a Napoli. Quanto tempo sta? Non molto. Però non voleva nemmeno venirci. Solo per un breve periodo. Per un breve periodo viene in tutto. Però queste bastano per cambiare la natura, certo, della sua arte. Ora, io ho visto di Picasso a Salerno anni fa. In che modo cambia, scusa? Perché cambia quando viene a Napoli? Perché assorbe la cultura, il modo di guardare la vita dei napoletani. Però non posso spiegare come cambia se non partiamo da quello che è lo spirito. Vale. E che cos'era? Sì. E che cos'era? Era prima Zaucino. Per capire Picasso bisogna vedere che ha un'evoluzione. Parte come grande pittore da ragazzino. I primi esperimenti, le prime pitture di Picasso sono figurative, ma sono bellissime. Poi si stilizza in un certo senso quando si lavora da circo e fa un periodo blu. Questi pagliacci li dipinge, però l'atmosfera del colore, adesso il colore è scura, perché era molto triste. Un suo amico si era suicidato per amore e quindi un lungo periodo lui dipinge scuro. Poi però si innamora, va a Parigi e frequenta l'ambiente parigino che è molto molto frizzante. E comunque si innamora di una modella, Fernanda, che era molto bella, era già sposata, però si distinge tra di loro, eccetera. E fa anche la conoscenza, questo non è scritto generalmente nei libri, non è evidenziato, insieme a Fernanda va in un paese di Spagna dove esisteva una scultura pre-iberica. Ora, tenete presente questa notizia, per passare poi a quando, con Fernanda, questi stessi soggetti, i pagliacci, diventano di colore più chiaro, cioè la chiarezza del colore. Però comincia il periodo rosa. È il periodo rosa. Ora, dopo il periodo rosa, però, succede un fatto. Lui vuole cercare la verità della realtà con la ragione. Non si capisce questo, se non si capisce lo spettino,
perché l'ultimo articolo, quello un po' complesso, un po' pesante, l'hai letto? No. Però è importante perché ti fa capire come dopo il neoclassicismo, che la prospettiva toscana, lo spazio scatola, viene saltato, i gesti così di David, no? Con il braccio teso, tutte queste cose retoriche, e poi vedremo un po' di neoclassicismo andando a vedere Picasso. E quindi si ribellano, quindi abbiamo l'impressionismo che non vuole l'intervento della ragione ma la prima impressione, poi abbiamo l'espressionismo Van Gogh, siamo tutte le avanguardie, poi abbiamo il fauvismo Matisse, insomma abbiamo varie cose, ognuno con un proprio mezzo lo contrasta questo, e abbiamo il fauvismo. Il cubismo è quello che più distrugge la prospettiva toscana, anzi distrugge lo spazio su cui emerge la prospettiva toscana, che è lo spazio scatola, lo spazio a tre dimensioni, altezza, larghezza e profondità. Lo distrugge questo spazio, ma che è uno spazio razionale, perché si fonda sulla geometria cubica. 300 avanti Cristo, tanto è vero che noi abbiamo studiato i problemi, i teoremi di Euclide. Ora, come lo distrugge? Con la ragione, quindi non liberandosi dalla ragione, ma dice, ma vediamo un po' che cos'è questa realtà. Allora, io che cosa vivo? Vivo delle superfici. Allora esistono queste superfici. Prendo questi pezzi di superficie e li metto insieme. Quindi la prima cosa che fa è la Demoiselle d'Avignon, in cui ci sono le cose viste da diversi punti di vista, un paio di punti di vista diversi. Sembra che sia la Demoiselle d'Avignon delle donne da bordello. Comunque però con l'incontro con Braque, ecco che decidono tutti e due di ragionare meglio e di vedere che la superficie, sono tante superfici, pezzettano queste superfici, li mettono l'uno sugli altri e dicono che questa è la realtà. Però rendono irriconoscibile, per conoscere la realtà la rendono irriconoscibile. E non mi dilungo in questo. Quindi Vanna, poi? Allora, a questo punto, quando praticamente viene a Napoli, e si innamora del popolo napoletano, della flebbra napoletana. Ieri, per esempio, ho visto che nella messa in latino il popolo non viene chiamato populus, viene chiamato flebs, la plebe napoletana, non è negativo in origine la parola plebe, viene poi data, perché non sono andata a scuola, è una plebe, non sono andata abbastanza a scuola, non è vero, che hanno la sapienza antica napoletana, ma che lasciamo stare. Però di questo appunto si innamora Picasso. Picasso si innamora della sapienza antica dei napoletani, della fede nella realtà, e quindi praticamente volge diversamente la sua arte e diventa più classica. Darei poi, per esempio, delle donne cornute, qui si capisce che ci sta un po' dietro la superficie. Per ora sul sipario di Parade è un sipario, ecco che vediamo delle figure reali che si rifanno a tre sempre in un certo senso, perché ci sono quelli intorno a un tavolo, come il tavolo sta nel presepe, e nel presepe è una cosa importantissima, perché così come immaginano le religioni cristiane e napoletane, l'immagina come Dio in terra, qualsiasi cosa è relativo all'uomo, sacro, e sacro Gesù che era un credente, un delinquente, e sacro la persona che mangia le pecore intorno a un tavolo, e queste persone che vedrete intorno a un tavolo mangiare, cioè una sista, stanno così, sono degli amici suoi che sta. Quali sono questi amici? Questo sipario è della sipario e della di un balletto, il suo di Aghiletto, faceva quello del balletto che collaborava. E questi, quindi ci sta la musica di un certo Erik Satie, poi ci sta Massine, che è un coreografo ballerino,
c'è questo di Aguilette e vengono tutti quanti intorno al tavolo. Ci sta anche una ragazza di cui è innamorato un nuovo amore, si chiama... Vabbè, questo è quello che andremo a vedere adesso. Magari ce lo dici quando siamo là vicino. Sì. Allora, vediamo. Sì, perché...